L'OM, ma voi siete... Devo dare il buonasera e il benvenuto in questa trasmissione. Uno dei miei miti televisivi, grande combattente contro il governo Meloni. Non sono d'accordo su molte cose che dice, però è una grande combattente, ancora sta lì a combattere. Lancia in resta Ginevra Bompiani. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Eccola qua. Allora, sia Ginevra Bompiani che si presenta per la lista creata da Michele Santoro, di cui Michele Santoro è uno dei deus ex machina, diciamo così, che si chiama Pace, Terra e Dignità. E fatela Parenzo... salutare, perché la signora Bompiani viene. Beh, ciao, cara Ginevra, buonasera e benvenuta. Viene con chi parlo adesso? Con Parenzo. Buonasera Parenzo, come sta lei? Io molto bene, cara. Io sono sempre felice, qui lo voglio dire pubblicamente, poi dopo litighiamo. Sono sempre felice di averla mia ospite. Perché il suo punto di vista, secondo me, seppur folle, è un punto di vista che in democrazia deve essere raccontato. Deve essere raccontato. Ma insomma, adesso io non lo definisco folle per niente. È un punto di vista, punto e basta. La prima cosa che voglio chiedere è: siccome oggi sono una delle persone di maggior buonsenso cui lei parla, secondo me. Però scusi, voglio dire solo questo. Oggi celebriamo gli 80 anni del mitico sbarco in Normandia degli americani. Una cosa gloriosa. Parenzo è molto filo americano. Lei chiaramente pensa che NATO e Stati Uniti siano, non dico tutto il male del mondo, ma insomma sono una buona parte. Staremmo meglio senza la NATO, secondo lei? Secondo me sì. Cioè dovremmo uscire domani mattina, fosse per lei. Domani mattina non si può uscire. Ci vorranno i tempi che ci vorranno, ma certamente sì, penso che non c'è bisogno di una NATO militare e offensiva, perché non è difensiva e offensiva. La NATO, però ci sono tante soluzioni. La NATO potrebbe diventare politica, come aveva detto Gorbaciov. Sì. Oppure potrebbe far entrare Putin, che sarebbe un'ottima idea. Oppure potrebbe sciogliersi. Posso dire una cosa: io considero la NATO un'organizzazione che commette crimini come altre organizzazioni. Ma che crimini? Sì, ogni tanto commette anche la NATO. Non commette nessun crimine. Le operazioni della NATO in alcuni casi sono state operazioni criminogene. La NATO non ha commesso nessun crimine, in questo momento ne sta commettendo due. A Gaza e uno in Ucraina. A Gaza il crimine lo stanno commettendo quelli di Hamas. A Gaza il crimine, mi dispiace. A Gaza lo stanno commettendo Netanyahu e il governo israeliano. C'è ancora il 7 ottobre in corso. Cioè, gli ostaggi nelle mani di Hamas. Ma certo, ma che cosa devono fare? Scusa. Allora, cioè è giusto che tengano gli ostaggi? Mi faccia capire, è giusto che li tengano? Se me lo fa dire senza interrompermi, glielo dico tranquilla. Io naturalmente sono contro il terrorismo, sono contro la violenza, sono contro tutto e sono certamente contro il 7 ottobre. Detto questo, dal punto di vista di Hamas, io non sono affatto per Hamas, ma mettendomi al posto di Hamas, se Hamas restituisce, come vorrei e vorremmo tutti, tutti gli ostaggi, a quel momento, a partire da quel momento, quello che è successo finora a Gaza è niente in confronto, perché questa è l'unica remora, l'unica minima remora che ha il governo di Netanyahu. Quindi purtroppo in questa loro... continuamente mancato c'è stato il fuoco, c'è il fatto che Netanyahu vuole continuare la guerra all'infinito, mentre Hamas
vuole restituire tutti gli ostaggi quando la guerra è finita, perché sennò appunto continua all'infinito e Hamas non ha più nessuna carta in mano. È orribile. Però lei sta dicendo una cosa, usare gli ostaggi sono la carta in mano. Lei sta dicendo una cosa però abbastanza chiaro, che lei vede più umanità in Hamas che in Netanyahu. Io penso che nelle fosse ardeatine sono stati ammazzati 10 italiani per un tedesco, e invece a Gaza sono al momento sono 30 palestinesi per un israeliano. Io ho molto amore per gli ebrei, ma non penso che valgano 30 palestinesi. Cioè, peggio dei nazisti? Ma stiamo scherzando, ragazzi? Ci sono i miliziani di Hamas, ma incredibile. Sono i civili. Allora lei sta dicendo sono totalmente contrario a quello che dice la signora Bompiani, però capisco il ragionamento, che lei dice sostanzialmente questo, che il governo Netanyahu si sta comportando praticamente alla stregua dei nazisti di un tempo, o sbaglio? Ma è una follia. Questo lo dicono gli ebrei benedetti, che da Gideon Levi a Miras, a quel meraviglioso vecchio stato che adesso mi sfugge il nome, comunque che è stato vittima dell'olocausto, lo dicono loro, ma perché non li legge? Che sia un'assoluta follia, follia, perché l'olocausto ha avuto, perché l'olocausto è il genocidio, cara signora Bompiani, lo so che lei è d'accordo con definire il genocidio, c'era la volontà di sterminare un popolo. Qui non c'è nessuna volontà, qui c'è la volontà di distruggere Hamas, certo, che è un'organizzazione terroristica. No, c'è la volontà di distruggere Gaza, cara Ginevra, io penso sul mare. Nessuno vuol fare nessuna villetta sul mare a Gaza. Nessuno vuole fare nessuna villetta. Lei dice su, che ci sono i progetti. In vent'anni di dominio di Hamas, non è stato speso un solo dollaro sporco del Qatar per costruire infrastrutture civili, solo infrastrutture militari, nel silenzio dei pacifisti italiani. Parenzo, le ho già detto che a me non piace per niente Hamas, così come non mi piace nessun movimento terroristico. Il comportamento, mi dispiace, ma di Israele nei confronti dei palestinesi, non di Hamas. A parte che Hamas c'è si è giovato molto del. È stato creato praticamente da Israele, ma a parte questo. Hamas è creato da Israele. Comunque io voglio andare su dottoressa Bompiani, io voglio andare su cose italiane, perché lei è stata una di quelle che più, no, perché abbiamo già dato su abbastanza sulla questione israelo-palestinese. Le chiedo una cosa, lei in più interviste televisive dove va, nei talk show eccetera, è stata una di quelle che più volte ha definito il governo Meloni sostanzialmente un governo fascista o neofascista eccetera eccetera. Ma veramente lei crede, oggi l'ha detto pure Vasco Rossi, però è Vasco Rossi, che in Italia c'è un pericolo autoritario e ha il sapore degli anni 20, che gli ricorda gli anni 20? Voglio dire, è difficile che non sia così. Come si fa a non ricordarsi degli anni 20? Oggi. Assomigliano come due gocce d'acqua. Addirittura. Ci sono delle differenze. Per esempio, devo dire che io i fascisti non li ho conosciuti, ero troppo piccola, ma da quello che ho letto, perché dopo tutto ho letto la storia, erano più competenti. Addirittura. Erano più competenti ed erano un po' più responsabili. Lei dice più competenti e più responsabili di Fratelli d'Italia del governo di oggi? Sì. Ma scusi, però là mettevano la gente con l'olio di ricino, mettevano la gente in galera, gli oppositori. E lì dia tempo. Cosa stanno facendo con i migranti? Perché secondo lei il fatto che siano stranieri non importa. Ma lo fa pure la Gran Bretagna, Bretagna. Ma non importa questo. Ha visto i gabbiotti di latta?
fretta con il filo spinato intorno dove devono andare gli stranieri? Ma ho capito, ma quello è un modo per portare, un modo per creare dei centri per gli immigrati, per capire se questi che arrivano qua hanno diritto o non hanno diritto. È un modo per punire degli innocenti, e mi dispiace, ma lei dovrebbe ricordarsi che l'Olocausto è stato un'enorme punizione di un popolo innocente, persecuzione di un popolo innocente. Quello è per cui lei mi sta dicendo e che adesso l'Italia sta perseguitando gli innocentissimi stranieri, che siano africani, che siano siriani, che siano afghani, e che arrivano sulle nostre coste perché noi li abbiamo reso invivibile. Ci dimentichiamo che cosa ha fatto la NATO in Afghanistan. Però scusi, signora Bompiani, innocentissimi stranieri, trattasi di persone che, a parte quei rifugiati per le guerre, che non hanno diritto a stare in Italia. Lei vorrebbe fare entrare tutti in Italia? Ma chi l'ha detto questi diritti? Ma ho capito, ma ci sono delle regole per entrare in Italia, non è che uno può far entrare chiunque. E allora lei li mette nei gabbiotti di latta? Ma nei gabbiotti di latta adesso. Ma è tortura. No, dai Parenzo, questo no. No, sono Cruciani, non è Parenzo. Parenzo è d'accordo con lei. Parenzo è d'accordo con lei su questo. Perché Cruciani è peggio di Parenzo. Ma su questo sono molto peggio di Parenzo. Io sono a favore, io sono contro l'immigrazione clandestina, spada tratta, c'è a Bompiani. Mi dispiace, non siamo. Ma perché lei farebbe entrare tutto? Farebbe entrare tutti in Italia? No, non farà entrare tutti, ma quelli che faccio entrare li tratterei bene, questo sì, e non solo, li farei lavorare subito. Li farei imparare l'italiano, li farei entrare, perché questo è il nostro futuro. Il futuro è mescolato. Sì, ma non può entrare gente. Scusi, signora Bompiani, non possono entrare tutti senza sapere chi sono, senza un lavoro. Ho capito, ma entrano tutti, sbarcano tutti. No. Sì, allora ci sono. Non è che tutti i problemi hanno delle soluzioni così rapide, perché quando hanno delle soluzioni così rapide, queste soluzioni sono crudeli. Ma intanto, intanto mettiamoli là anche la Gran Bretagna è un paese democratico. Ma un paese democratico in casa, fuori le cose che ha fatto la Gran Bretagna nel terzo mondo sono spaventose, quello che ha fatto in India è spaventoso. Senta, le colonie sì, ho capito benissimo, lei dice che si comporta adesso con gli immigrati che arrivano, con il fatto che li vuole mandare in Ruanda, allo stesso modo come si comportava da paese coloniale. Scusi un attimo, due cose. Lei la Meloni come la definisce? Neofascista, fascista? Una volta ha detto di Lollobrigida che era addirittura quasi nazista per un'affermazione sulla sostituzione etnica. Non ho detto questo, non mi faccio avere altre querele, ce n'ho già abbastanza. No, per carità. Ho detto di Lollobrigida, che ha detto che l'espressione che ha usato sulla sostituzione tecnica ma non è una cosa che ho detto perché la sono inventata o una mia opinione, è un'affermazione che è stata detta dai nazisti per primo. E che ci posso fare? È la verità questa. La sostituzione etnica, sì, ma lei la Meloni la definisce la Meloni? Una neofascista, una fascista, una... Lei ha paura della Meloni? No. Lei ha paura? Molta paura della Meloni. Come paura della Meloni? Ma la Meloni è stata eletta dalla gente, è stata eletta dal popolo. No, è stata eletta dal 30% degli italiani. Meno. Ho capito, ma funziona così. Dal 27%. Ma funziona così, democrazia? Possiamo abbassare i toni, perché so che a voi piace gridare. No, ma a me no. Per carità, ma no. Sono anche raffreddata, per cui mi è difficile. Le chiedo un'ultima cosa. Lei, se dovesse sbarcare, questo glielo chiedo io, se dovesse sbarcare a Bruxelles, no? Quale sarebbe, cara Bompiani, la prima cosa che farebbe? La prima proprio, nel Parlamento di Bruxelles? Quella che mi immagino adesso è quella che ha fatto Sarah Wagenknecht quando è entrata la prima volta nel Parlamento. Ha detto: ma siete tutti impazziti? Perché sono tutti impazziti, perché vogliono entrare vogliono per forza trascinarci nella guerra? Non ci vogliamo andare in guerra, non c'è nessuna ragione di andare in guerra. La guerra oggi è solo genocidio.
come dice, per questo fortuna, mi ricorda, questo appello mi ricorda qualcosa, questo appello contro la guerra mi ricorda qualcosa che è avvenuto in questa radio a venerdì, un venerdì di qualche settimana fa, cara signora, sì, però sì, non c'entra niente. Un'ultima, io non l'ho sentito, poi glielo mando, via WhatsApp. No, assolutamente, si figuri, l'ho paragonata a un signore che è anche il direttore del Sole 24 Ore, ma comunque lasciamo perdere. Io lo so che lei ce l'ha col Sole 24 Ore. No, ma io non c'ho, io lavoro al Sole 24 Ore, che ce l'ho? Non ce l'ho per niente col Sole 24 Ore. Le chiedo un'ultima cosa: Vannacci, come lo considera? Un fascista pure lui? Ecco, sì, questo è interessante anche. No, non è che fascista sia l'unico insulto libero sulla piazza. Ci sono, Vannacci è una persona che purtroppo ama scrivere, e scrive un cumulo di sciocchezze e di insulti. Ma lei ci uscirebbe a cena con Vannacci? Ci andrebbe mai a cena con Vannacci? Neanche per sogno, per far due chiacchiere in democrazia. Vannacci, Vannacci non sa neanche che cos'è la democrazia. Ma come no? Voi ha vissuto. Se per caso Vannacci le dicesse: guarda, un conto sono le idee, abbiamo idee diverse. Però mi piacerebbe invitarla a cena. No. Non andrebbe a cena con Vannacci lei? No, ma neanche un bicchiere d'acqua se voi ci siete. Ho capito. Ma come? Perché a me piace tanto per essere molto moderata, a me piace l'intelligenza e purtroppo Vannacci ne è privo. Beh, è straordinario. Grazie signora Bocchiani, la saluto. Le faccio tanti auguri. Arrivederci, a presto. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Sai che non le manda a dire la signora Bonpiani? Come combatte? Sergio, provincia di Pistoia. No, devo dire, quel passaggio sugli ostaggi che fa bene a Massa tenerli, sai, quello un po' mi ha. Posso dirti, sono un po' trasecolato. Per carità, sono contrario a tutto quello che ha detto. Però che ti devo dire? Cioè, a me uno che combatte, Sergio dalla provincia di Pistoia. Dimmi, Sergio. Dimmi. Volevo parlare un po' della 7. Della 7? Che c'è?